Ciao a tutti ragazzi dal vostro Zcastle, bentornati alle video recensioni di Cultura Pop, ovviamente dal trono di Zed. Povero Venom, povero simbionte, così tanto bistrattato al cinema, sia che si parli della vecchia saga di Spider-Man con Tobey Maguire o che si parli dei due onestamente mediocri, quando addirittura non irritanti, film con Tom Hardy, eppure così tanto figo nei fumetti. Venom riparte da uno. Come vi ho detto in un video precedente, ecco un altro favoloso starting point per tutti i nuovi lettori Marvel, che possono finalmente iniziare una saga partendo da principio. O quasi, sì, insomma, nelle contenuti Marvel e DC non c'è mai davvero un inizio scollegato da ciò che è stato prima, ma va bene così. La serie di Venom, dopo 36 numeri, molti speciali, alcuni crossover fondamentali, ottimamente condotti dal buon Donny Cates, l'autore di Thanos Vince, Cosmic Ghost Rider, Silver Surfer Nero, attuale scrittore di Thor e considerato tra i più validi e promettenti talenti del comic dom americano, riparte dal numero 1, in uno scambio di ruoli di grande naturalezza con il britannico Al Ewing, che esce invece dalla conduzione di Hulk. Insomma, team che vince non si cambia, ma si scambia. Donny Cates ha introdotto concetti e personaggi fondamentali per il Marvel Universe, dalla verità sui simbionti Clintar, ovvero la razza di Venom, diciamo così, al Rei Nero, Knull, demoniaco sovrano oscuro con la missione di annichilire totalmente l'universo, minacciando tutto e tutti. Ewing, accompagnato da Ram V alla scrittura, eredita tutto questo e si porta in squadra una matita davvero tripla A, peso massimo dei comics, ovvero il britannico Brian Hitch, diventato popolarissimo per la serie Ultimates di Millar e per altri grandi fumetti come ad esempio The Authority, e che ha portato alla ribalta un modo molto cinematografico di concepire le tavole che poi sarà definito addirittura widescreen comics. Dopo lo scontro finale con Knull e il suo annientamento è cambiato totalmente lo status quo. Eddie Brock è diventato il nuovo Re in Nero. È una sorta di divinità connessa alla mente alveare e interdimensionale di ogni Clintar, di ogni simbionte. Che vuol dire che può trasferirsi di simbionte in simbionte attraversando addirittura il tempo e lo spazio, perché tutte le menti dei simbionti sono collegate l'una all'altra indipendentemente dal continuum spazio-temporale. Ma il percorso per riparare i danni causati dall'invasione, dall'attacco di Knull, è veramente lungo, complesso, difficile. Brock quindi interpreta al meglio il suo ruolo di eroe oscuro impegnato nella salvaguardia dello spazio col suo esercito nero. Ma Venom che fine ha fatto? Beh, il simbionte che ben conosciamo si è in qualche maniera legato a Eddie, o meglio al figlio di Eddie, a Dylan Brock, vera e propria progenie simbiotica, vera chiave di volta nella lotta contro Knull e destinato a grandi imprese, anche se in realtà devastato totalmente dalla sua condizione di totale abbandono in cui versa. Il padre è chissà dove in giro per lo spazio. Venom, boh, anche lui che fine ha fatto. E lui non ha più una guida praticamente dopo averne passate di tutti i colori. Ma improvvisamente, nello spazio, il controllo che Eddie Brock riesce a, diciamo, generare sui suoi simbionti viene meno. Un'entità misteriosa si impossessa di uno dei suoi soldati e lo avverte, anzi lo minaccia. Il tuo trono presto sarà mio. Questo è un messaggio del futuro. Di a tuo figlio di nascondersi. Eddie non fa nemmeno in tempo a raggiungere il ragazzo che accade l'impensabile e il V-Man deve tornare a combattere. Ma contro chi? E perché? Ewing e Ram V partono dagli esiti della saga di Donny Cates con Stegman, Coelho, eccetera, eccetera, e imprimono fin da subito una linea netta, un percorso ben specifico, quasi fantascientifico. Lo scenario è ampio, spaziale direi, ma al contempo anche molto terreno, visto gli esiti subiti da Dylan Brock e poi gli scontri che avvengono su quello che è il pianeta Terra. Ewing è un ottimo scrittore di fantascienza, lo ha dimostrato anche con il suo recente Li troviamo solo quando sono morti, edito da Boom, e chiarisce fin da subito che la sua serie sarà piuttosto intricata, complessa, su più piani, sia narrativi che dimensionali, e che ovviamente non seguirà solo Eddie Brock, ma anche l'importantissimo figlio Dylan.
e poi i disegni c'è una garanzia totale, cioè stiamo parlando di Brian Hitch, che magari non è in forma come ai tempi di Ultimates di Mark Millar, che è la serie Elseworld di Marvel con le versioni aggiornate nei primi anni 2000 dei supereroi, che tanto peraltro hanno ispirato il Marvel Cinematic Universe nei vari film, ma è ancora dannatamente efficace. Sarà sicuramente qualcosa di larger than life, sicuro, ma anche intimo e familiare, proprio nel rapporto tra padre e figlio. I presupposti per fare bene ci sono tutti e sembra davvero che questo scambio di ruoli tra Hulk e Venom prometta molto bene. E chi lo avrebbe detto? Che un personaggio ormai in fortissimo declino come Venom, figlio delle tendenze di fine anni 80, primi 90, dove andavano di moda gli antieroi e i personaggi super oscuri, ma poi precipitato in un vortice di pessime scelte editoriali, narrative, eccetera, sarebbe stato preso, risollevato grazie alla grande conduzione di Case, arrivando a toccare picchi di vendita davvero eccellenti, ma soprattutto diventando centrale. Questa è una cosa incredibile. Possiamo solo che esserne felici. Il V-Man non è mai stato così in forma e così centrale nel Marvel Universe come ora. E vedremo anche nel Marvel Cinematic Universe come entrerà in contatto con lo Spider-Man di Tom Holland, visto che a quanto pare, dai codini e da queste piccole rivelazioni, probabilmente insomma la strada è già spianata e chi lo sa se vedremo ancora Tom Hardy oppure no. Qualcosa mi fa pensare che probabilmente no. Fateci sapere cosa pensate di Venom, del percorso di Danny Cates, di questo cambio di guida, di cosa pensate di Venom al cinema. Aia, trattenete i commenti, ragazzi. No, scherzi a parte. Commentate, lasciateci un like. Mi raccomando, condividete il video con i vostri amici. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere neanche una notifica. E ovviamente con me ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti dal vostro Zed Castle. Yeah!